E mi hanno chiesto di parlare di acqua pubblica, che noia! Nel senso che ormai sono anni che parliamo di questo tema, ci sono azioni in tutta Italia per andare verso una gestione pubblica del servizio idrico, ma sti signori se ne sbattono altamente. Allora, noi veniamo da un periodo dove abbiamo visto nuovi atti parlamentari. Che cosa fanno questi atti parlamentari? Privatizzano ulteriormente il servizio idrico, ma non solo l'acqua. Noi parliamo di servizi pubblici locali. E a Roma parliamo di AMA, ATAC e ACEA. Sono i tre grandi servizi pubblici locali che fanno più gola ai capitali finanziari. Beh, vi racconto una storiella. Nel 2011 la Deutsche Bank tira fuori un documento che presenta al Ministero dell'Economia e Finanze. E che cosa gli racconta? Gli racconta quanto vale in Italia l'asset finanziario dei servizi pubblici. Cittadino, che fa paura un referendum, fanno paura 27 milioni di persone che vanno al voto
e che votano chiunque o che non votano mai. Fanno paura e dà fastidio che qualcuno alzi la testa in questo paese. L'abbiamo già provato 4 anni fa e io confido in questo, in questa rivoluzione dal basso, perché questa è la rivoluzione dal basso. Solo da lì, la rivoluzione pacifica, possiamo riprenderci ciò che è nostro, ciò che ci riguarda. Ora, abbiamo lanciato una campagna di mozioni, non so, atti noiosissimi da raccontare, non vi dirò che cosa c'è scritto dentro, da poter far presentare alle regioni e ai consigli comunali in tutta Italia. Noi vogliamo ribadire che sull'acqua non si può fare lucro e che questa deve uscire assolutamente dal mercato. Purtroppo l'indirizzo governativo di questo e di altri governi va in totale contrasto, è estremamente bocconiano, estremamente privatizzatore. Quindi noi lanciamo questa campagna di mozione in tutta Italia perché non vengano commissariate delle regioni sul settore idrico, perché si facciano depurazioni e fognature, perché il diritto all'acqua venga garantito dagli statuti comunali, perché non si attuino i distacchi idrici per tutti coloro che non si possono permettere di pagare un servizio che è un diritto umano universale. Quindi lanciamo questo tipo di azione anche per far parlare di acqua nuovamente, perché l'acqua purtroppo rimane sempre nel silenzio totale dei media, nessuno ne parla mai, se ne parla solo a livello azionario. Acea quanto ha guadagnato oggi? Sono salite le azioni? Sono scese? Perché a Caltagirone probabilmente gli frega solo quello, a Caltagirone gli frega di quello, perché nel 2012 il signor Caltagirone diceva ad Alemanno: a me non me ne può fregare di meno di quello che fai di Acea, quanto te vendi del tuo pacchetto azionario, a me mi interessa solo dell'ultima voce di bilancio, l'utile. Chi comanda in Acea? Acea SPA, società per azioni, è posseduta al 51% dal comune di Roma. La domanda è: chi comanda in Acea? Chi è che fa la voce del padrone là dentro? Ultimamente si parla un po' troppo fiorentino in Acea. È arrivato qualcuno? È arrivato qualcuno direttamente da Publiacque, che è il gestore idrico di Firenze. E molti consigli di amministrazione delle grandi società in Italia stanno cambiando in questo momento. Cambiano i presidenti, cambiano i CDA, cambiano i membri. E stranamente parlano parecchio fiorentino. O comunque fanno parte di quei poteri che sono uniti al nostro non amico fiorentino. Fateci caso. Anche Cassa Depositi e Prestiti in questo momento ha cambiato il suo presidente. E già faceva abbastanza pena prima, figuriamoci adesso. Penso. Abbiamo detto che l'acqua è un diritto umano universale. Abbiamo detto che ci dobbiamo riprendere ciò che è nostro e allora dobbiamo farci valere. C'è qualcuno che lo fa. Quando ci sono i distacchi in questa città, arriva un signore che si veste da idraulico, è un idraulico in realtà, ma si veste da Super Mario, e ti riattacca l'acqua. Questa è un'azione popolare, si chiama anche obbedienza civile, se vuoi. È stata fatta una campagna di obbedienza civile qualche annetto fa. Ci si toglieva il 7% di remunerazione dalle bollette. Cioè, quello che noi abbiamo votato nel referendum, non ci deve essere profitto nell'acqua, giusto? Allora io me lo tolgo dalle bollette. E oggi mi è arrivata la segnalazione di un ragazzo della provincia di Pistoia che viene condannato al pagamento. Cioè, non si può fare. In realtà molti tribunali hanno dato ragione a chi faceva obbedienza civile. Cioè, io sto facendo obbedienza, mi permette di fare una determinata azione. Mi dice che da quel momento in poi il profitto sull'acqua non c'è più. In realtà sti gran furboni, tramite un ente garante del mercato, che ripeto il mercato non esiste su queste cose, però hanno tirato fuori l'ente garante del mercato, quello che gestisce elettricità e gas, gli hanno appioppato anche la definizione della tariffa del servizio idrico. Beh, ha pensato bene di cambiare le parole. Vi faccio un esempio semplice. Publiacqua SPA, che è la società di Firenze, giusto per fare un nome così,
e per avere due numeri certi, prendeva come la remunerazione del capitale investito 24 milioni di euro l'anno. Questa autorità ha cambiato il nome alla remunerazione, la chiama onari finanziari. Ce l'hanno rimessa in bolletta, eh? Ce l'hanno rimessa in bolletta. Adesso Publiacqua incassa 29 milioni. La percentuale della remunerazione era del 7%, quella degli onari finanziari del 6,4%, ma è cambiata la base. E sono furbini. Sono molto furbi. In questo momento questa autorità, ente terzo garante del mercato, si sta accertando che vengano fatte le privatizzazioni. E cosa intendono fare qui nel Lazio? Allarghiamo un po'. Il gestore unico interessa dare ad Acea tutto il servizio. Prendono Viterbo con la Talete e la buttano dentro Acea. Ma Acea non sarà solamente qui nel Lazio, perché ha una serie di pacchetti azionari nelle altre società per azioni sparse in giro per l'Italia. Ne ha una in provincia di Napoli, la Gori SPA. Ne ha in Toscana, dove ci sono 7 gestori idrici e lei sta là dentro. Ce l'ha nelle Marche, ce l'ha in Umbria. Questo fa vedere a livello macro una specie di macro regione centrale dove farà la padrona. Invece il nord, ovest, sarà dato ad ERA. ERA è quella degli inceneritori ed è quella dell'acqua anche. Il nord ovest verrà dato ad IREN, che è un altro di questi gestori che sono nati per l'elettricità, intanto si stanno prendendo e buttando dentro di sé altre società che gestiscono l'acqua. Il sud da arrivo. Il sud verrà dato a quello che si chiama Acquedotto Pugliese. Acquedotto Pugliese in questo momento è una società per azioni a totale capitale pubblico, ma nel 2018 gli scade la concessione e quindi inizieranno a vendersi dei pacchetti azionari. Il presidente di quella regione, Ravendola, non ha fatto un accidente di niente per poter ripubblicizzare Acquedotto Pugliese, l'avrebbe potuto fare, invece non ha mosso un dito, è rimasto inerte, completamente fermo per secoli, per tutti i suoi due mandati. In questo momento ci ritroviamo con un gestore che potrebbe essere venduto ai grandi capitali finanziari dal 2018 in poi. Non ha fatto nulla, come non fanno nulla le altre città per rispettare la volontà popolare. Noi siamo davanti a delle persone che stanno semplicemente rispondendo a ordini dall'alto. Nessuno di loro sa neanche di che cosa sta parlando, perché quando ci parli lo capisci, non ce n'è. Uno come Causi, che è ritornato dopo 15 anni a fare l'assessore al bilancio, è quello che interpreta i risultati referendari. Lui interpreta, perché è un grande interprete. Forse canta, non lo so. E gli piace fare sta cosa a lui. Chi è che invece ha ripubblicizzato? Napoli. Napoli l'ha fatto. Ha preso la sua società per azioni completamente di capitale pubblico e l'ha modificata in un'azienda speciale di diritto pubblico. Funziona. E adesso gli hanno messo nello statuto la partecipazione cittadina. Noi questo stiamo chiedendo. Che ad Acea venga scorporato il servizio idrico, che diventi una società pubblica, di diritto pubblico, e che venga controllata da noi, che ne capiamo forse più di coloro che stanno lì a gestirla, di questi grandi nomi che parlano sempre più fiorentino. Noi questo stiamo chiedendo, lo stiamo chiedendo ovunque, in tutta Italia. Vi lascio con un grandissimo, con un auspicio, anzi con una promessa. Ce la faremo. Grazie mille Federica.